Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. In questa giornata così fredda, oltretutto, di mattina e durante mezzo la settimana, siete così numerosi, evidentemente il momento è uno di quei momenti importanti nella storia di questo paese, probabilmente. E io ho il compito di fare un po' gli onori di casa, sono Gianluca Vacca, per chi non mi conosce, sono un parlamentare, un portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e oltre ad essere di Pescara sono stato anche in commissione settima che si occupa della commissione alla Camera che si occupa anche di sport. Vi presento i relatori di oggi che sicuramente avrete già letto. Abbiamo, dopo di me parlerà Simone Valente che è il mio collega che alla Camera dei Deputati si è occupato di sport, è stato il referente nazionale del programma sport del Movimento 5 Stelle, anche lui in commissione settima istruzione. Poi abbiamo il piacere di avere un ospite, ovviamente graditissimo, che è il mister Zeman, che tutti quanti noi conosciamo, non ha bisogno di presentazioni. Alessandro Di Battista, che anche penso non abbia bisogno di presentazioni. E abbiamo anche il piacere di avere con noi Domenico Fioravanti, che anche lui lo conoscerete sicuramente, un campione olimpico. Io qua ho scritto, ho provato a mettere un po' di medaglie che hai vinto, ma non le cito tutte perché sono troppe, però insomma, 2 volte campione olimpico, giusto? Vinto svariati titoli nazionali e internazionali, insomma un campione dello sport, veramente un valore per il nostro paese. Poi permettetemi di salutare anche tra di noi il Primo Di Nicola, che è un ex giornalista dell'Espresso, e l'altro giorno stavamo ricordando, giornalista d'inchiesta, che proprio l'Espresso pubblicò l'intervista al mister Zeman sulla doping, la prima intervista che poi fece scoppiare a firma di Gianni Perrelli, lo scandalo doping, e l'Espresso si è occupato, lo stesso Primo mi diceva che si è occupato dello scandalo passaporti di Verona, insomma, e di un caso di doping nel Giro d'Italia, quindi anche lui quando era giornalista all'Espresso si è occupato di sport. E vabbè, permettetemi di salutare anche i colleghi Daniele Del Grosso, Andrea Colletti, che sono qua, i nostri colleghi che sono in sala. Allora, prima di passare la parola a Simone che ci illustrerà nel dettaglio il programma, una considerazione veloce su quello che abbiamo fatto un po' in questi anni, perché essendo in commissione istruzione ci siamo occupati poco, a dire la verità, perché in Parlamento si è parlato veramente troppo poco di sport, però ci siamo occupati un po' di sport, abbiamo fatto anche varie interrogazioni, abbiamo indagato un po' il mondo sportivo, abbiamo cercato di conoscerlo meglio e ci siamo accorti che la politica parla poco di sport, si occupa poco dello sport, ma quando se ne occupa soltanto per di fatto mettere le mani all'interno dello sport, occupare lo sport e utilizzarlo per i propri fini, quindi per il consenso e come appunto macchina del potere, di gestione del potere. È quello che accade un po' con le federazioni sportive, ad esempio, abbiamo denunciato molti casi di gestione un po' malsana delle federazioni sportive, degli intrecci tra politica e istituzioni, soprattutto nel mondo dello sport, mentre a nostro avviso la politica dovrebbe occuparsi dello sport soprattutto per promuovere quella cultura sportiva che nel nostro paese manca. Faccio soltanto un esempio. Basta pensare a come la marginalità che ricopre lo sport all'interno del nostro sistema scolastico. È una Cenerentola lo sport, sia per quanto riguarda le strutture che per quello che riguarda le professionalità. Noi abbiamo fatto una battaglia, poi ve ne parlerà ovviamente Simone, per introdurre le ore obbligatorie attraverso figure professionali, docenti specializzati all'interno della scuola, per esempio primaria, anche le prime fasce di istruzione scolastica, perché oggi mancano. Quindi l'intento di questa giornata è proprio questo, ecco anche perché abbiamo voluto intitolarla Sport e Legalità.
Proprio perché, a nostro avviso, la cultura della legalità passa anche la promozione di una vera cultura sportiva all'interno delle nostre istituzioni e nel nostro paese. Grazie a tutti, quindi, e passo subito la parola a Simone Valente. Ok, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per essere qua e insomma dedicare del vostro tempo a quelli che per noi sono punti molto importanti che riguardano lo sport. Troppo spesso la politica non si è occupata di sport, se ne è occupata solo quando magari doveva raccimolare qualche voto in campagna elettorale e anche i governi passati sicuramente non hanno dato un'impronta importante. Noi vogliamo partire da un punto principale, che è quello della cultura sportiva. Vogliamo che si crei una vera cultura sportiva in questo paese, perché da lì si parte per sviluppare tutti i punti che ora vi spiegherò, che ora vi elencherò, che vi farò capire. Cultura sportiva perché? Perché noi dobbiamo partire soprattutto dalle nuove generazioni e sviluppare una cultura sportiva non solo che sia in grado di far praticare sport nelle fasce più giovani, ma per tutto l'arco della vita, perché noi vogliamo sì giovani sani, in salute, attivi, integrati, ma vogliamo anche adulti che siano in grado di mantenersi attivi fisicamente. Questo è un punto importante. Allora ci sono dei punti chiave nel nostro programma sulla cultura sportiva, parliamo di quindi prevenzione, punto importante, la legalità, la promozione dello sport, la crescita dei nostri sportivi. Allora dobbiamo partire come Stato a dare un'impronta importante, cioè lo Stato deve essere un punto centrale di tutto questo sviluppo. Quindi lo Stato con un ministro dello sport forte che dia delle linee guida al paese per le future generazioni con una programmazione a breve, medio e lungo termine. Questo è un punto importante. Lo Stato deve essere quello che mette insieme tutti gli operatori del settore, quindi deve fare squadra con le università, con i centri di ricerca, con la scuola, con le federazioni sportive, con il CONI, con gli enti di promozione sportiva. E allora qua va fatta una divisione dei ruoli, perché se da una parte ci deve essere uno Stato che fa questo, dall'altra parte ci deve essere ovviamente il CONI che si occupa però esclusivamente di formazione olimpica, deve ritornare ai suoi principi statutari, ovvero esclusivamente formazione olimpica. Perché dico questo? Perché faccio questa separazione tra, diciamo, sport di base, sport dilettantistico giovanile e sport di alto livello? Beh, perché sono strettamente correlati. Perché se noi non investiamo nello sport giovanile, sport scolastico, sport di base, ha voglia poi vincere le medaglie, ha voglia vincere i titoli mondiali ed europei. Noi dobbiamo investire nello sport di base anche perché poi potremo arrivare a sviluppare dei grandi campioni. Non è detto ovviamente che tutti diventeranno grandi campioni, però questo è un passaggio importante. Allora da dove partiamo? Partiamo dalla scuola. Si diceva prima, educazione fisica alla scuola primaria. Un punto importante è l'inserimento di laureati in scienze motorie, quindi figure specializzate in grado di somministrare esercizio fisico, attività motoria nelle fasce più sensibili. E soprattutto potenziamento delle ore di educazione fisica. Possiamo ispirarci al modello francese, olandese o qual altro, ma l'importante è che si potenzino le ore di educazione fisica minimo 3 ore a settimana. È importante quello, diciamo, che l'attività fisica sia svolta da personale specializzato. Perché dico questo e perché credo fortemente in questo? Perché spesso vedo anche in alcune società sportive che con le fasce più giovani, quindi in periodi importanti di sviluppo, vengono messi sempre i tecnici più esperti, magari il tecnico giovane, e allora dovrebbe essere invertita questa tendenza. Mettiamo la grande professionalità sulle fasce dell'infanzia e l'età evolutiva, e poi allora
svilupperemo quelle persone in grado di avere una cultura sportiva per tutto l'arco della vita. Quindi combattiamo anche la iperspecializzazione precoce, quindi non imporre subito da piccoli un gesto tecnico che magari poi annoia il bambino e magari poi gli fa abbandonare uno sport. No, iniziamo a investire nelle capacità coordinative, capacità motorie, schemi motori di base, fin da piccoli. Questo è un capitolo importante, la scuola per noi è tutto, abbiamo un programma scuola che è strettamente correlato col programma sport. Dall'altra parte abbiamo detto CONI e federazioni, vanno messi dei punti importanti, dei paletti importanti, perché ormai questa macchina grandiosa che riceve dallo Stato ogni anno più di 400 milioni di euro spende dei soldi per la sua stessa esistenza, tanti soldi si fermano nella macchina burocratica. Allora lì innanzitutto bisogna incidere sulla trasparenza dei bilanci, vedere effettivamente perché tanti soldi non arrivano allo sport di base, non arrivano all'impiantistica sportiva, alle società sportive, e dobbiamo analizzare dove si fermano. Alcuni paletti, ho detto, non esiste assolutamente che ci siano presidenti con delle condanne, presidenti federali che hanno subito delle condanne, questo non deve più accadere, bisogna modificare gli statuti per fare questo. Massimo 2 mandati per i presidenti federali, quindi non più persone che stanno a carico di una federazione per 20-30 anni e non permettono il ricambio anche generazionale. Basta ai doppi incarichi, le pluripoltrone. Se tu fai presidente federale non puoi essere un dirigente di CONI Servizio, non puoi avere altri ruoli, magari in qualche lega sportiva. Altro punto importante, la politica. Abbiamo detto, la politica deve occuparsi di sport, ma non deve entrare nello sport. Per cui, se io sono un parlamentare della Repubblica Italiana, non posso anche essere presidente federale, perché se io da una parte faccio una legge per dare dei soldi alla federazione, non posso prenderli dall'altra parte. Questo va eliminato. Questi sono punti del programma del Movimento 5 Stelle, ma nascono da un'esigenza, perché queste cose che vi sto raccontando accadono e accadranno ancora se non mettiamo dei paletti ben precisi. Allora, ecco lì che è importantissimo il CONI, sono importantissime le federazioni, ma deve essere un attimo rivista la loro gestione e la loro governance. Un punto fondamentale per noi, impiantistica sportiva. È una delle priorità forse in questo Stato. Come Movimento 5 Stelle ci impegniamo fin da subito a mettere 1 miliardo sull'impiantistica sportiva e soprattutto sulle palestre scolastiche, perché è inutile mettere gli insegnanti di educazione fisica, potenziare le ore se non ci sono le palestre. Come lo facciamo? Lo facciamo come Stato. Anche qui lo Stato deve avere un'anagrafe dell'edilizia sportiva, dell'impiantistica sportiva. Perché se io ho la mappatura del paese, cosa che ad oggi lo Stato non ha, la mappatura di tutti gli impianti, allora io riesco a individuare le priorità, riesco a capire che è più importante investire magari in una palestra di Pescara piuttosto che in una palestra di Bolzano. Ad oggi questo non viene fatto, noi vogliamo farlo come Stato. Un altro punto importante che c'entra sempre con la cultura sportiva, l'educazione, il doping, è un grande tema. Sappiamo benissimo che la priorità va data all'educazione, a non utilizzare le sostanze dopanti, quindi anche lì partiamo dalla scuola, dalle società sportive, dall'entourage che circonda gli atleti, perché spesso è l'entourage che porta i giovani anche a utilizzare sostanze dopanti. Però c'è un tassello che possiamo mettere, ovvero creare un po' più di indipendenza in chi effettua i controlli antidoping. Ad oggi i controlli antidoping, soprattutto sugli atleti di alto livello, sono effettuati dal CONI, quindi ci potrebbe essere un conflitto di interessi, il controllore corrisponde al controllato. Allora noi cosa abbiamo detto? Bene, prendiamo le linee guida dell'Agenzia Mondiale Antidoping, che ci dice che ogni paese, ogni stato deve avere un'agenzia indipendente o comunque un ente che in maniera indipendente faccia i controlli. Noi questo lo vogliamo fare, è un tassello, però è un tassello che secondo noi migliorerebbe il sistema. Vado molto rapidamente, poi... Perfetto,
anche la radiazione, diciamo, è già avvenuta in passato, quindi chi fa utilizzo di sostanze non può ovviamente continuare a fare sport. Vado al sport come diritto. Lo sport femminile molto spesso è sottovalutato e c'è una discriminazione qua, perché alcune federazioni sportive riconoscono il professionismo sportivo per gli uomini ma non per le donne. Allora noi diciamo, come Stato vogliamo incentivare le federazioni a garantire pari diritti per tutti, perché se tu riconosci i calciatori professionisti, allora devi riconoscere anche le calciatrici professioniste. E questo lo fai anche sensibilizzando il mondo sportivo femminile, magari anche con investimenti nello sport femminile. È questione di diritti, è importantissimo, perché ad oggi un atleta donna, se decide di diventare mamma, allora rischia di essere licenziata. Noi prevediamo che ci sia un fondo specifico per le atlete donne che decidono di avviare una maternità. Questi sono alcuni punti importanti per noi che migliorerebbero il sistema sportivo. Io chiudo parlando di una questione che forse a molti non è ancora chiara, in Italia se ne parla poco, però c'entra tanto con la cultura sportiva e la legalità, ovvero la partecipazione dei tifosi nelle società sportive, la partecipazione alla vita delle società sportive, in tutti gli sport, non solo nel calcio. Ci sono dei modelli di riferimento, la Germania è uno, la Spagna è un altro. Si potrebbero, come Stato, incentivare le forme di azionariato popolare. I tifosi diventano azionisti di una società e questo permette un grande controllo interno, una grande vigilanza, permette una partecipazione che anche, ad esempio, avvicina le famiglie e i bambini agli stadi italiani, parlando di calcio. È un concetto che sembra molto distante. Però se lo Stato si impegna a fare questo, allora rivedremo i bambini andare allo stadio di qualsiasi sport, le famiglie contente di andare allo stadio, meno violenza negli stadi, più controllo, perché la Commissione Antimafia ci dice che in tantissime curve italiane di Serie A ci sono infiltrazioni mafiose e se il tifoso diventa socio, il tifoso vigila, il tifoso partecipa e allora possiamo utilizzare questo strumento anche per contrastare le mafie. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie a tutti. Innanzitutto volevo fare i complimenti a Simone Valente, il nostro referente sport. È riuscito a sviluppare un programma di tutto rispetto e fateci caso. Questa campagna elettorale non si parla purtroppo di molte cose, soltanto noi siamo gli unici che stiamo portando avanti delle idee, delle soluzioni. Abbiamo un programma, soltanto noi abbiamo un programma e soltanto noi stiamo parlando di sport, di edilizia relativa appunto agli impianti sportivi, di cultura dello sport e di cultura della legalità. Anzitutto vorrei fare... Mi sentite? Orecchio! Chiaro? Vicinatevi, siete tanti e poi le strutture che ci hanno messo a disposizione oggi qui per Pescara, vedete come sono, io lo ricordo sempre, abbiamo rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e questi sono i risultati, i microfoni e queste casse. Anzitutto ho il piacere di darvi una notizia, Domenico Fioravanti, l'atleta, il nuotatore più medagliato nella storia del nuoto azzurro, qualora il Movimento 5 Stelle dovesse governare il paese, sarà il nostro ministro dello sport. Luigi Di Maio ha chiesto a Domenico la disponibilità, lui ha accettato. Da oggi quindi inizierà ad essere criticato, dato Berlusconi, oggi Berlusconi ha detto
I ministri del Movimento 5 Stelle sono di serie B. È veramente, oltre che rosiconi, io lo dico, non ci sta più con la testa, Berlusconi, io lo sto dicendo dovunque. Da domani, ora che abbiamo fatto questo annuncio, dirà che Domenico Fioravanti in realtà non nuotava bene e che lui sa fare meglio le vasche di Domenico Fioravanti, lo dirà. Siamo forti, siamo forti, abbiamo il vento in poppa, non avete idea del consenso che abbiamo. Ed è per quello che poi stiamo organizzando eventi su tutto il territorio per far capire quello che faremo al governo del paese, perché ci andiamo al governo del paese. Vi dico che siamo altissimi, me ne accorgo non da sondaggi che non li leggo, ma dal consenso che c'è. Eppure in fondo c'è pure mio figlio, non lo vedevo da qualche giorno, che ha fatto più chilometri lui di Bruce Chatwin negli ultimi... comunque c'ha 5 mesi, muoi formaggi, ancora aspettiamo un attimo. Io sto facendo tutta la campagna elettorale insistendo sul tema della legalità, e anche questo convegno, le idee sullo sport che ha presentato Simone Valente sono correlate al tema della legalità. Una cosa che non mi piace è accostare la legalità soltanto, non lo so, all'etica, alla morale, per carità. Lavorare sulla legalità evidentemente ha a che fare con l'etica e la morale, ma ha a che fare anche con i risultati, ha a che fare con i posti di lavoro. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica al di fuori da questi osceni conflitti di interesse che ci sono anche nel mondo dello sport. Fateci caso, pensavamo un tempo che i conflitti di interesse riguardassero soltanto Berlusconi e le televisioni, non è così. In questi 5 anni in Parlamento abbiamo scoperto conflitti di interessi tra il sistema bancario e il Partito Democratico, tra le lobby del gioco d'azzardo e i partiti stessi, tra le lobby del petrolio, anche del tabacco e i partiti stessi. E l'impossibilità della politica nel risolvere i problemi sta tutta appunto nel legame che ha con alcuni soggetti in conflitto di interessi. È questa la forza del Movimento 5 Stelle, l'essere al di fuori da questo sistema, non avere conflitti di interessi. Per quello siamo convinti di ripulire appunto le istituzioni, di ripulire la politica, di intervenire sul lavoro, di intervenire con un piano energetico nazionale appunto per creare posti di lavoro e anche nello sport, perché legalità deve diventare in questo paese sinonimo di produttività, sinonimo di concorrenza leale, sinonimo di creazione di posti di lavoro. La legalità è la parola per noi più importante, legalità. È stata abbandonata forse, noi andiamo avanti con forza. Dobbiamo capire, mettercelo in testa, che dobbiamo insegnare anche, e mi riferisco anche al termine sportivo, ai nostri figli ad essere bravi, non ad essere furbi. Questo è un paese che insegna eccessivamente la furbizia al posto della bravura. E magari il mister non ne sa qualcosa. Io sono fiero di quello che stiamo facendo, ripeto, siamo molto molto forti. Tutti quanti hanno un terrore enorme rispetto all'avanzata del Movimento 5 Stelle e alla possibilità di andare al governo, e fanno bene ad essere spaventati, perché toglieremo una serie di privilegi, perché cancelleremo appunto i conflitti di interessi, perché porteremo avanti il tema della legalità, la lotta alla corruzione, la lotta al doping. Se ci pensate, sono tutte cose correlate. Questo paese deve tornare ad essere pulito, e lo possiamo fare soltanto noi, ripeto, soltanto noi, perché non abbiamo nessun tipo di conflitto di interessi. Io vi dico di insistere in questi ultimi giorni, perché un risultato incredibile è a portata di mano. Non vorrei parafrasare il mister, ma basta fare un voto più del centrodestra e sarà una cosa straordinaria. E guardate che è possibile, quindi dico di insistere. Ho il piacere appunto di cedere la parola a colui che appunto, qualora fosse chiaramente il Movimento 5 Stelle governante e Presidente della Repubblica accettare le nostre proposte, sarà il Ministro dello Sport del primo governo del Movimento 5 Stelle della Repubblica Italiana. Grazie a tutti, Domenico Fioravanti. Grazie. Vi ringrazio e chiedo scusa anzitutto per pizzico di emozione, perché insomma non capita tutti i giorni di ricevere così tanto affetto in seguito a ciò che ha detto Alessandro, quindi nel mio impegno in caso di vittoria del movimento, il mio impegno come ministro dello sport, sarà sicuramente un grande onore, un grande privilegio ricoprire
ricoprire questa carica, ma al tempo stesso una grande responsabilità, perché io mi reputo un uomo di sport, però al servizio dello sport, e quello che vogliamo fare noi è quello di valorizzare questo mondo bellissimo, di valorizzarlo e di insegnarlo ai più piccoli, di spiegare appunto ai nostri figli, ai figli dei nostri amici, a tutti, che bisogna lavorare rispettando le regole, rispettando dei sani valori, quello del rispetto dell'avversario, di fare un'attività sana, un'attività di base che deve essere riportata con una certa importanza, cosa che invece ultimamente purtroppo ci accorgiamo che questo viene quasi tralasciato, non c'è più attenzione ai ragazzi più piccoli, ed è per questo che noi pensiamo che la figura del laureato in scienze motorie sia fondamentale nella scuola primaria. Un'attenzione quindi verso i più piccoli, grazie appunto alla professionalità e all'esperienza di chi è laureato in scienze motorie, che oggi troppo spesso viene invece abbandonato al proprio destino. Riteniamo che questo sia un po' il cardine del nostro programma dello sport. Riteniamo che il CONI debba occuparsi della preparazione olimpica degli atleti di alto livello e lasciare allo Stato il compito di insegnare lo sport di base a tutti gli altri. Ho fatto per più di 20 anni l'atleta agonista, grazie un po' alle mie doti e anche un po' di pizzico di fortuna sono riuscito a raggiungere dei traguardi molto importanti. E quindi ho vissuto sulla mia pelle il bello e il brutto dello sport. E cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato comunque a non mollare mai, a rialzarmi sempre, perché è normale perdere. Bisogna insegnare anche questo ai ragazzi, ai più giovani, che non è brutto perdere, anzi, è normale. Tutti noi, in qualsiasi attività, ci siamo ritrovati a dover forse rialzarsi dopo una sconfitta, ma questo ti deve dare lo stimolo per poi arrivare a raggiungere i limiti del nostro corpo, senza però l'utilizzo di scorciatoio di sostanze proibite. E lo sport è bello proprio per questo, perché lottiamo contro noi stessi per raggiungere il nostro limite. E non è importante se ogni tanto perdiamo, se ogni tanto cadiamo. Ci sta, fa parte della vita, ma l'importante è come poi ci risolleviamo e cerchiamo di superarci nuovamente per arrivare al raggiungimento dei nostri obiettivi. E in qualità di, chi lo sa, se ci sarà l'occasione, Ministro dello Sport, non sarò solo presente al taglio del nastro, all'inaugurazione istituzionale di qualche impianto, ma sarò presente in prima persona nelle palestre, nelle piscine, in tutti gli impianti sportivi dove ci sarà l'occasione e la necessità per far vedere che non siamo solo la figurina da che non siamo solo la figurina da esporre quando serve, ma saremo presenti per i più piccoli, perché rappresentano il motore di questo movimento e saranno gli attori principali dello sport futuro. Grazie mille. Adesso, prima di cedere la parola al mister, vi racconto come ci siamo conosciuti. Noi l'abbiamo sempre considerato un punto di riferimento per quel che concerne la lotta a favore della legalità e appunto contro il doping,
per cui l'abbiamo contattato. In realtà io gli mandai un messaggio circa 3 anni fa e mi ha risposto con 3 anni di ritardo il mister. Infatti quando ho ricevuto, insomma, ci avrà messo un po' di tempo ad arrivare, ma va bene. E quindi siamo andati a trovarlo a Pescara, abbiamo pranzato assieme e gli abbiamo presentato le nostre idee. Fondamentalmente è andato così. Il discorso che ha fatto Simone Valente a tutti voi l'abbiamo fatto al mister, gli abbiamo detto noi vogliamo intervenire su questo e quest'altro, e gli abbiamo chiesto una mano soltanto ad essere presente appunto durante l'evento di presentazione dei nostri punti programmatici in materia sportiva. E così è andata. Quindi ora sono veramente onorato di cedere la parola al mister. Vi dico soltanto una cosa: quando parlerà il mister nessuno sarà autorizzato a dire voce, altrimenti gli facciamo fare i gradoni, sia chiaro. Buone. Intanto buongiorno a tutti. Io sono qua per sbaglio, io dovrei essere tra di voi, anche penso che già sono stato criticato e pensavo che voto non è segreto, e invece mi hanno attaccato pure per questo. Io mi sono schierato perché ci credo, perché ripeto. Come da 60 anni faccio lo sport, sono nel mondo dello sport, mi interessa l'unica forza politica che presenta programma sullo sport, sono loro, e quindi io ci sto molto vicino. Poi il discorso dei problemi nello sport ce ne stanno e si spera che si riesca a risolvere. È normale che cominciando dalle strutture, specialmente al sud, io ho insegnato anche a scuola educazione fisica e su 4 scuole che ho frequentato c'era solo una palestra, poi l'attività la svolgevamo in mezzo alla strada. Però si può fare anche in mezzo alla strada se si ha buona volontà. E poi sul resto, io ripeto, io sono contento che c'è un programma che spero che si riesca a mantenere e aiutare a crescere lo sport. Io ora sono finite le Olimpiadi, io dico Italia ha preso 10 medaglie che sono tante rispetto a prima, però sono sempre poche rispetto alle nazioni tipo Austria, tipo Svizzera, che sono nazioni molto piccole e ne hanno preso molto di più. E anche questo bisogna chiedersi perché, visto che è sempre paese appenninico. Vabbè, poi sui problemi, ci sono problemi e bisogna cercare di risolvere, come bisogna risolvere nello sport, bisogna risolvere anche nelle altre categorie. Io così finisco, io ripeto, mi sono schierato, ci credo, speriamo che ci credano in tanti e aiutano a far crescere l'Italia, non solo sul piano sportivo, ma su tutti i piani. Grazie. Grazie. Io vi ringrazio di nuovo per essere stati qui. Oggi è stato un momento importante, avete visto, abbiamo annunciato un altro possibile prossimo ministro della Repubblica Italiana, e facciamoci un altro grande applauso, perché che ne dicano gli altri, è un atto di amore nei confronti del paese annunciare i ministri prima delle elezioni e non dopo, come hanno fatto loro con gli inciuci di sempre. Domani, dopodomani annunceremo gli altri. Grazie a tutti, permettetemi di ringraziare anche i nostri consiglieri regionali, tutti gli attivisti, le persone che permettono a questi eventi di realizzarsi. Abbiamo fatto una campagna elettorale per strada in mezzo ai cittadini che si chiuderà dopodomani. Grazie a tutti e mi raccomando, in alto i cuori a tutti quanti. Grazie.